Eccomi qui in studio. Allora, abbiamo fatto questo video con mio figlio ed è venuto uno spettacolo, come avete visto. Il 50 mm, questo si è comportato, secondo me, magnificamente. Sono 250 euro su Amazon, secondo me, spesi da paura. È vero, è una PSC, per cui per la mia full frame diventa un po' vagamente restrittivo, però ragazzi è di una luminosità eccezionale, aberrazioni zero, come dicevo già anche nel video, aberrazioni zero, non ha vignettatura, comunque impercettibile, sul full frame ovviamente. Non riesco. Guardate, l'unico difetto che ho riscontrato, onestamente, è che appena la luce è calata ha cominciato a fare fatica a centrare il fuoco. Questo suppongo sia la velocità del motore, la velocità del puntatore. Insomma, penso che ci siano vari. Insomma, se un obiettivo 50 mm della serie G costa 800 euro e questo ne costa 250, probabilmente un qualche motivo vago ci sarà, no? Però, se volete spendere poco, divertirvi tanto, avere una profondità di campo con un bokeh meraviglioso, 7 lamelle, è un 1,8, per cui ragazzi c'è da giocare fino a 3,5, è perfetto, non ha nemmeno. Normalmente gli obiettivi così, a ottica fissa, hanno. Sono molto luminosi, poi hanno un po' di aberrazione sulla prima parte dell'apertura, quindi intorno all'1,8, 1,4, hanno delle discromie, delle leggere, per carità, poi in base al costo dell'obiettivo cambiano, leggere discromie, hanno delle piccole aberrazioni, poi vanno a stabilizzarsi intorno al 2,8, 3,5, per poi andare lentamente a calare fino all'F11, ok? Questo ha come vantaggio che non ha questo genere di difetto. Stranamente, per essere così cheap, però è una PSC, per cui cheap per quello, perché costa poco, cioè costa poco perché è una PSC, non ha questo difetto, perlomeno non l'ho percepito. Mi sono andato a studiare le curve anche sul sito della Sony, per andare le curve di questo obiettivo, non le dà. Lui parte regolare, perfetto, al 100% del taglio, 80% del taglio, intorno dall'1,8 in poi, a calare poco a poco dal 6,5-8 mi pare, ok? Per cui è un buon acquisto per divertirsi, per cominciare, per fare pratica, per imparare a gestire anche a distanza dal soggetto. Infatti, non so se avete visto, in alcuni casi mi sono trovato anche in difficoltà perché ero troppo vicino al soggetto, ma per una questione di spazi, non è che potevo correre in giro per il bosco con, anzi, già con il Ronin, e io dietro che correvo sembravo la guida turistica che, ah, seguite l'ombrellino, sembravo un pirla, sembravo con questo coso che andavo in giro così. Però, ti aiuta a gestire le distanze, questa cosa qua. Per cui io ve lo consiglio tanto, vi metto il link in descrizione per comprarlo su Amazon. Non ci guadagno niente perché purtroppo sono una pippa e qui ancora non sono a sufficientemente influencer per Amazon per poter avere il link di vendita. Per cui compratelo, pensatemi e divertitevi, ok? Quindi 50 mm, 1,8 OSS, serie SEL della Sony. Divertitevi perché è molto fico. Ok? Al prossimo obiettivo, alla prossima recensione, al prossimo video. Shake it up, baby! What's up? What's questa chiusura faceva cacare. Hasta la vista, ombre!